Beh, avere un portiere così è importante perché dà anche molta sicurezza a te difensore. Sai che comunque anche in fase di possesso puoi sempre giocare la palla, sei tranquillo. Lavoriamo tanto in settimana anche su questo con il mister in fase di non possesso, in fase di possesso per la sicurezza dietro del reparto. Sono partito in ritiro il 18 luglio che ero quasi fuori. Ho detto al direttore, prima del ritiro, ho detto io vado in ritiro, lavoro, non disturbo il lavoro del mister e poi quel che sarà sarà. Ogni giorno lavoravo sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché ho capito che forse c'era la possibilità di rimanere a Castellammare. E l'ho voluto sfruttare al 100%, quindi ringrazio innanzitutto il Ministero per avermi dato la fiducia, ma anche la società, i direttori, i presidenti, per non solo insomma, di avermi fatto rimanere, ma comunque anche di allungare un altro anno di contratto. Quindi è partita così così, ma è finita alla grande e sta andando ancora meglio. Poi non so, io ho lavorato duramente, forse mi sono fatto, sono arrivato molto bene il ritiro e forse questa cosa ha pagato, però non so sinceramente cosa, forse al mister piacciono le mie qualità da difensore, non lo so, però comunque sono stato molto contento di tutta l'estate e di queste quattro partite che però è solo l'inizio e c'è ancora tanto, tanto da fare. Beh, oddio, si è conclusa nel primo tempo? No, perché comunque davanti c'era una squadra che, con giocatori validi. E la differenza l'ha fatta che secondo me al secondo tempo abbiamo difeso la squadra. Tutta la squadra ha dato una grande mano, a partire dagli attaccanti, gli esterni, le mezzale, dell'Ardocco. Quindi abbiamo lavorato tutti insieme per portare a casa questa vittoria che era fondamentale perché venivamo da una sconfitta in casa che ancora fa male, sinceramente, brucia per come è venuta e quindi ci tenevamo a portare a casa 3 punti e poi soprattutto a non prendere gol, quella è la cosa più bella. Natale Giusti, Vicento. Ciao Davide, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti, dal punto di vista prestazionale tuo, cosa è cambiato rispetto allo scorso campionato, quando probabilmente qualche infortunio di troppo ti ha tarpato un po' l'animo? Oltre a questo, anche da un punto di vista tattico, magari con i due mister che si sono avvicendati nella scorsa stagione, cosa è cambiato per te, in meglio ovviamente con Colucci, perché oggi grande prova, ma anche nelle precedenti partite, tutte prove molto molto al di sopra della media, tant'è vero che sei inamovibile ormai nel settore difensivo. Beh, no, non mi piace parlare così perché comunque oggi in panchina c'era il capitano che Sì. c'è comunque. Non lo conosco io, ma c'è una carriera che parla con lui, però non lo so, forse, ripeto, mi sento molto più fiducia rispetto all'anno scorso, non che l'anno scorso era colpa degli allenatori, ma è sempre colpa mia. Ero partito comunque giocando l'anno scorso con Avellino a 3, anche dopo con Mister Sottili giocando a 4 avevo fatto qualche partita e poi dopo comunque, diciamo da gennaio che non ho più giocato, comunque la squadra faceva bene, c'erano difensori validi e comunque ho fatto il mio. Non ero scarso l'anno scorso, non sono fermo ora, però, cioè, ripeto, come ho detto prima, ho lavorato molto duramente e con la fiducia si lavora ancora meglio. Quindi, cioè, aver sentito la fiducia da parte dei direttori, da parte del mister, ha fatto tanto. Mario Mollo, 900. Ecco, due partite con il capitano Colucci e due con Caldure. Se dovessi dire con chi ti trovi meglio, ma non perché magari uno è più forte dell'altro, perché magari è più congeniale le tue caratteristiche delle due, con chi ti sei trovato meglio? No, ma guarda, è uguale, cioè noi cioè veramente in settimana lavoriamo molto molto bene durante la settimana nella fase difensiva, il mister è molto un martello, come si dice, sulla fase difensiva, quindi ho giocato le prime 2 partite a sinistra e le ultime 2 a destra. Dove mi mette gioco, ecco, sia con Caldoni che con Lucci Non fa differenza. non fa differenza, no? C'è anche il mercato di un ragazzo che sta crescendo che è molto valido. Ma il mister fa sia un martello per quanto riguarda il campo, cioè lavoro tattico, tecnico, difensivo, ma anche
sul gruppo, molto attento ai comportamenti di tutti, e noi siamo veramente un bel gruppo. Chi gioca e chi non gioca non sono frasi fatte, perché comunque l'avrete sentito un miliardo di volte, però è veramente così. Cioè, io oggi ho giocato, vedere anche il capitano che si sta scaldando, che ti chiama e ti dice situazioni tattiche che magari a te servono in quel momento in campo, cioè, penso che sia una cosa bellissima. Quindi è una coesione che sta andando per adesso molto bene. Guarda, io quando quest'estate mi era stato detto che dovevo andare via a inizio ritiro, mi è dispiaciuto molto, perché comunque era passato un anno dove avevo giocato poco e sapevo che magari potevo lasciare Castellammare senza aver fatto vedere il vero me. E invece quando ho avuto la possibilità di rimanere sono stato molto felice, perché penso che questa piazza è veramente una piazza che merita tanto. Si è in passato ha avuto giocatori importanti che ora sono anche in nazionale, come Provedel, e ce ne sono passati tanti. Quindi non lo so quello che succederà fra sei mesi, fra un anno, fra due. Ora voglio pensare adesso, perché il calcio è bello e brutto: in due mesi sei un fenomeno e due mesi dopo sei scarso e ti mandano via. Quindi io voglio pensare adesso a godermi il momento, a godermi anche la gente, che è veramente bello, e continuare così senza pensare avanti.